Allora, proseguiamo con il prossimo brano in gara, così vedremo tra pochissimo, tra l'altro, che posizione raggiungerà. L'artista che ci canta questa canzone in gara, una hit, ha scelto, Iaco, preparati sul outfit, abbandonare il cognome per essere più familiare, essere più vicina al proprio pubblico. Ed eccola, l'abbiamo preannunciata prima con Federica, anche perché l'interesse non è solamente sul brano, ma anche sulla sua misa, che ci ha in qualche modo abituati, come Anna Oxa negli anni 80-90, ad una trasformazione anche in termini, diciamo così, estetici. È Anna Tatangelo che è salita sul palco in questo momento, l'ascoltiamo e poi commentiamo. Cambia il tuo sguardo, vedo una scintilla, ti ho già rubato il cuore, calma, calma, se non vuoi star male di più. Guarda, guarda, guarda il mio corpo che si muove e balla, guarda e ricordati che non si tocca, sarò il tuo sogno erotico. L'uomo giusto deve sapermi conquistare la testa, non basta un fisico prestante, basta, di quelli ce ne sono già, fin troppi ma non me ne fa. Io sono una mocciaccia troppo sexy, chiama a ballare senza trucco e tacchi, ma anche playboy che fanno tanto i dritti, poi si innamora. Anna con Muciaccia, far l'amore con il mar, capito? Ma perché con il mar? È sprecato. RTL 102.5 ancora in diretta dal Coca-Cola Summer Festival di Roma. Per noi ancora Pierluigi Diaco e Federica Gentile. Diaco, c'è da aggiungere qualcosa sull'outfit? No? Beh, insomma, si è appena tolta le scarpe. La Tatangelo ha un jeans stretto che porta benissimo. Devo dire anche un fisico, insomma, che grida vendetta, perché insomma è sta messa non bene, ma di più. Un toppino, che un toppino si dice, Federica, che evidenzia anche una delle parti migliori di lei. E poi una giacca con spezzata, lunga, perché insomma va a nobilitare le sue braccia. Pancia di fuori, ombelico di fuori. Secondo me dopo questa le scarpe si è le tolte. Beh, forse perché era un tacco a naso, mica detto il dottore, 15, secondo me, 13 e 15. Capito, intanto scusate, aggiornamento dai campi, perché siamo sempre sul 3-0 per la Svizzera sull'Honduras, mentre c'è uno 0-0 tra Ecuador e Francia. Deschamps, però, stavamo parlando della classifica delle scarpe da Tatangelo, tu ci vuoi parlare della partita? No, perché Anna Tatangelo entra subito in classifica al settimo posto. Quindi qua, attenzione, invece è un'occasione per l'Honduras. Grazie. Vabbè, però niente da fare.